600, 700, forse molti di più. Erano davvero tantissimi i forestali che domenica hanno sfilato lungo le strade di Barga, in quello che è stato l'evento clou dell'ottavo raduno nazionale dei forestali d'Italia, ospitato quest'anno nella cittadina. Lungo le vie del paese hanno sfilato decine e decine di sezioni dell'ANFOR, l'associazione dei forestali, in rappresentanza praticamente di tutte le regioni italiane, a conferma del successo e della partecipazione a questo raduno, per la soddisfazione tra gli altri dell'assessore Pietro Nesti, che ha seguito l'organizzazione insieme alle sezioni ANFOR di Modena e Lucca. Questa è una bellissima giornata per Barga, penso che sia storica, e avere tutti questi forestali che vengono da tutta l'Italia credo che sia un orgoglio per tutti noi che viviamo a Barga. Dopo la sfilata il lungo corteo è salito in Duomo per una santa messa solenne con la presenza dell'abate generale del corpo forestale padre Giuseppe Casetta. Al termine della funzione anche i saluti delle autorità sul sagrato. Tra gli interventi quello del comandante della Regione Carabinieri Forestale Toscana Maurizio Fogliero, secondo il quale il raduno è stato un momento storico. Un momento storico perché è la prima volta che i forestali di una volta incontrano i forestali di oggi, cioè i carabinieri forestali. Fa molto piacere, dà grande orgoglio vedere tanto attaccamento al proprio corpo, che non è comune e che distingue, ha sempre distinto e distinguerà anche in futuro comunque i forestali, sia i forestali carabinieri.